e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui in questo mood molto estivo, come potete vedere, ho questo vestito molto scollato con questi lacci che si legano dietro il collo, i capelli comunque naturali e tutto quanto. L'unica cosa che manca è l'abbronzatura, ma vedremo se anche quest'estate deciderà di non venire a me. Comunque, andiamo a vedere cosa ho realizzato. Un look molto molto stile tramonto. È un look che mi piace tantissimo, come vi dicevo, più indicato per l'estate e comunque per l'abbronzatura anche ancora più bello perché io sono bianchissima adesso, però è veramente stupendo. Io lo utilizzerò sicuramente tantissimo, anche magari con diverse sfumature differenti appunto da queste con l'arancio, con i colori proprio del tramonto. I prodotti che ho utilizzato sono tutti bio, tutti naturali. Vabbè che io in generale, come sempre, utilizzo tutti i prodotti, quasi proprio tutti, se non magari qualche ombretto, qualche rossetto che non sia bio, perché sul viso a grandi linee non metto niente che non sia comunque con un buon inci, perché ci tengo comunque alla mia pelle che è abbastanza particolare, è molto molto delicata, è mista, eccetera eccetera. Comunque, a prescindere da questo, il look mi piace tanto, spero piaccia anche a voi. Ho utilizzato anche il nuovo illuminante di Nabla, che è qualcosa di meraviglioso, in telecamera non si vede, ma è stupendo, è un insieme di brillantini praticamente, e si chiama Angel, che è uno dei più famosi che è uscito. Appunto, spero che il video vi piaccia, possiate utilizzarlo quest'estate, in vacanza, perché è un look sensualissimo, veramente bello e non pesante, perché comunque sugli occhi non ho utilizzato alcun eyeliner, matita, eccetera. E niente ragazze, vi mando un bacio e spero che il video vi piaccia. Allora ragazze, come sempre la prima cosa che andiamo a fare è applicare una base per dare più intensità al trucco che andiamo a fare e per farlo anche durare di più. Io vado ad utilizzare come sempre la mia base occhi uniformante della Puro Bio. Adesso ragazze partiamo col trucco occhi e il primo step che andiamo a fare è la definizione della piega dell'occhio. Partiamo quindi con un pennello abbastanza morbido del genere da sfumatura e vado ad applicare come primo colore questo qui che è della mia palettina di Nabla e si chiama Wild Side. Lo vado ad applicare nella piega dell'occhio e lo sfumo per bene. Adesso ragazze vado a prendere il secondo colore che utilizzerò per sfumare la piega dell'occhio che si chiama Fahrenheit. È sempre di Nabla ed è un bellissimo color matte, quasi come se fosse un color rosso mattone, veramente molto molto bello. Lo applico con un pennellino sempre da sfumatura però più piccolo per tenermi più precisa. Questo è il 231 della Zoeva e li applico anche seguendo la rima ciliare inferiore. Poi con un pennellino piatto, questo che uso di solito appunto per andare a colorare la rima inferiore, vado a fare proprio questo e utilizzo però questo marrone. Si chiama Camelot, che è un marrone sempre opaco. Finora quindi ho utilizzato solo opachi. Ora ragazze, mi sono portata avanti con l'altro occhio. Cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere un pennellino dalle setole piatte e andiamo a prendere un bel colore intenso e questo si chiama Daphne 2. Questo è un colore bello intenso e molto scrivente sin dalla prima applicazione e lo vado ad applicare in particolare nell'angolo esterno, diciamo, quindi nell'ultimo terzo dell'occhio e nel primo terzo allo stesso modo. E il resto che mi rimane sul pennello lo vado a sfumare. Vado a prendere questo colore che diciamo che è nella stessa scala cromatica però è più chiaro, vira nell'arancio e questo si chiama Aphrodite, sempre di Nabla. Con lo stesso pennello quindi prendo Aphrodite e mi concentro invece nella parte centrale dell'occhio e vediamo già come otteniamo questo riflesso bellissimo al centro dell'occhio. Non è finita qui perché manca l'ultimo grado di sfumatura. Andiamo a prendere l'ultimo dei tre colori che utilizzerò come sfumatura centrale. E questo qui è Citron, quindi diciamo che la scala cromatica tiene dentro questi tre colori, dal più scuro al più chiaro, che ho usato appunto per ottenere questa bella sfumatura. E lo applico quindi al centro dell'occhio. Per avere una maggiore coprenza, una maggiore performance, vado a prendere la mia nebbia fissante di neve, spruzzo un po' di acqua sul pennello
Ok, e poi vado a prendere un po' di appunto di nuovo questo colore che si chiama Citron di Nabla e poi prendo questo meraviglioso pigmento di neve che si chiama Ticket. È un colore stupendo, è un arancio pieno di iridescenze e di brillantini, quindi avendo bagnato il pennello otterrò il massimo. Lo vado ad applicare quindi al centro della palpebra mobile e vedete subito, non so se riuscite a vedere, ma otteniamo un bellissimo riflesso. Adesso ragazze vado a riprendere il pennello da sfumatura che ho utilizzato precedentemente, questo qui molto morbido ed ampio, e prendo un po' di Daphne 2. Perché cosa vado a fare? Vado ad allargare la sfumatura con un colore, visto che prima la sfumatura ho fatto la base della sfumatura e quindi della piega e tutto quanto con colori opachi, adesso mi allargo su quelle sfumature di base con questo colore meraviglioso che mi va ad enfatizzare tutto il trucco. Quindi ne prendo una piccola quantità e vado a sfumarlo per bene. Vado a portare i colori anche per quanto riguarda la rima ciliare inferiore. Non vi preoccupate se sfumando vi siete un po' allargate, perché tanto dopo con il correttore e tutto quanto andremo comunque a togliere gli eccessi, a pulire i contorni. Vado a piegare le ciglia e poi applico il mascara. Ora ragazze vado a definire le sopracciglia, quindi prima le pettino verso l'alto come sempre e poi le vado a riempire con una matita. Sfumo l'eccesso e le ripettino. Adesso ragazze, per dare continuità anche all'interno dell'occhio, utilizzo questa matita di neve che si chiama Acero. Ed è un bellissimo color bronzo, comunque brillantinato, che riprende i colori che ho utilizzato sulla palpebra e la vado ad applicare appunto all'interno. Adesso prendo un colore abbastanza neutro per andare a illuminare la palpebra mobile ed utilizzo Butterfly di neve per illuminare l'arcata. Adesso andiamo a pulire il tutto e a correggere l'occhiaia. E quindi vado a prendere il mio correttore 1.0 di Nabla. Ne applico un po' sotto gli occhi e poi con il pennellino, un pennellino morbido vado a sfumare. Adesso ragazze vado a realizzare la base con la mia Beauty Blender, come sempre, e applico praticamente tre fondotinta diversi. È da un po' di tempo che mi piace mischiare i fondotinta, a volte ne mischio addirittura tre, tipo come in questo caso. Sono andata a mescolare infatti la BB Cream di Avril di cui vi ho parlato, che è leggerissima, non ha quasi colore, è tipo una crema, neanche colorata. È colorata solo a vederla, poi sul viso non si vede proprio. Poi ho mescolato le fondotinta di Avril. E infine un pizzico anche di Sublime fondotinta. Ok, questa è la ricetta per il fondotinta di oggi. Lo vado a prendere appunto con la Beauty Blender e vado a stenderlo tamponando. Una volta quindi uniformato l'incarnato, vado ad applicare la cipria e con il mio pennellone della Real Techniques, questo qui che si chiama il Powder Brush, vado ad applicare la cipria che è quasi finita, la voglio finire il più presto perché quando i prodotti poi arrivano in questo stato non mi piace più utilizzarli. Vabbè, comunque questa è della Benecos, mi sono trovata bene, ce l'ho da un po' di tempo, è leggera, comunque mattifica. È una buona cipria, poi comunque low cost per chi per tutti i giorni va benissimo. Adesso applico l'illuminante, che è una chicca, è il nuovo illuminante di Nabla che si chiama Angel, quello diciamo il più chiacchierato della collezione. Stupendo, ragazze, se non li avete provati, non so se nelle vostre profumerie magari li vendono perché sono proprio da vedere da vicino. Comunque adesso lo vedete applicato, è stupendo. Ha un sacco di pagliuzze colorate, praticamente la base colore è molto molto leggera ed è veramente leggera, quasi non c'è, perché sono tutti brillantini, sono tantissimi brillantini di tanti colori messi insieme. Con un pennellino piccolino da precisione di questo genere, che è della stessa firma
famiglia di quello che ho utilizzato prima, lo vado ad applicare anche nell'angolo interno dell'occhio per illuminarlo. Guardate che bella luminosità mi dà, è come mi apre lo sguardo, bellissimo. Poi ho acquistato questi con il pack che sono stupendi, sono a calamita, sono fantastici, poi sono estraibili facilmente, questo specchio gigante, stupendi. Ora vado ad applicare un po' di terra e la applico con questo pennello della Bifoli, che è abbastanza ampio, quindi mi dà una sfumatura molto grossa, diciamo. Dopodiché applico infine il blush e con questo pennellino qui, che è molto fitto, è molto bello, applico la cipria di Benecos nella colorazione Sassy Salmon. Questo pennello mi piace molto per applicare il blush perché mi permette di lavorarlo proprio per bene, perché ragazzi io lo applico al centro e poi man mano con movimenti circolari vado proprio a portarlo verso l'esterno, mi dà un effetto che mi piace tanto. A questo punto ragazze passiamo alle labbra e vado a contornarle con la perfettina di neve. La sfumo poi con un pennellino piccolino, del genere, non si sono piatte e rigide. E ragazze, sulle labbra applico i rossetti di Anthos. Dico i rossetti al plurale perché non ne utilizzerò soltanto uno, ma due. Le colorazioni che vado ad utilizzare sono Bacio di Dama e Vulcano. Allora, per prima cosa stendo Bacio di Dama, che è questa colorazione cioccolato, gianduia, va nel color gianduia, che però, come sapete, se avrete visto le presentazioni di questi rossetti, sono dei balsami praticamente molto idratanti, molto confortevoli, e quindi il colore, adesso ve lo faccio vedere, è un velo. Vedete? Mi riveste le labbra. In maniera molto sensuale, mi piace tantissimo. E questo tra tutta la collezione, vedete? Bellissimo. Tra tutta la collezione sta sul podio insieme a Vulcano e all'altro che è un fucsia e si chiama Fragore, sì, Fragore, perché il rosso è quello più pigmentato insieme anche a Fragore che viene dopo, diciamo al secondo posto, e al terzo posto c'è questo, mentre gli altri sono colori più chiari e comunque meno coprenti. Allora, visto che volevo fare qualcosa di più particolare, ho pensato anche sulle labbra di andare quindi a dare un tocco di colore, non fare un colore soltanto come per gli occhi, appunto, che hanno queste sfumature. Comunque si abbina benissimo questo colore, riprende perfettamente i colori degli occhi, veramente bello, mi piace. Comunque, cosa vado a fare? Vado a prendere anche Vulcano e lo applico solo al centro delle labbra. Vado poi leggermente a sfumare con un pennellino. Ed ecco ragazze che il look è completato. Ovviamente ora mi cambio, mi tolgo la fascia per farvi vedere per bene. Comunque questo effetto anche sulle labbra mi piace da morire, perché riprende questa tridimensionalità che ho dato anche sugli occhi, veramente bellissimo. I rossetti ovviamente ve li straconsiglio se volete qualcosa di nuovo, di fresco, di idratante per l'estate, perché ragazzi sono stupendi, veramente. Sono dei balsami colorati meravigliosi, vi ripeto, i colori dovete vederli da vicino. Io vi consiglio questi più scuri perché sono più pigmentati, hanno un bell'effetto sulle labbra, mentre gli altri magari hanno dei colori un po' più difficili che evidenziano le pellicce. Ma questi tre più scuri secondo me sono bellissimi ed hanno una formula che non ho mai visto da altre parti, per quanto riguarda altri brand finora. Hanno un profumo stupendo, ve ne abbiamo parlato anche nel video riguardante proprio specifico per questi rossetti. Hanno un profumo meraviglioso di mango. Poi la cosa stupenda, ve l'ho detto anche in un altro video, diciamo aggiornamento per quanto li riguardava, il fatto che
sono balsami, ma hanno una consistenza morbida, ma con il passare delle ore si seccano, tra virgolette, creano questa patina opaca, quindi risultano matte, ma comunque sono morbidi, perché ovviamente non sono dei rossetti matte. Ragazzi, veramente provateli. Perché valgono davvero la pena, poi il costo è bassissimo, intorno ai 7 euro, bellissimi. Mi vado ad acconciare e vi faccio vedere il risultato. Ed ecco ragazze il look finito. Io spero che vi piaccia, che lo utilizziate e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi mando un bacio e al prossimo video.